E adesso invece ho il piacere di presentarvi una nuova tutor di zecca proprio. Lei entra a far parte di diritto della famiglia di Tutto Fatto ed è lei si occupa di lifestyle e home decor. È una, anche una mamma a tempo pieno. Diamo il benvenuto ad Anabella Veronesi. È un po' difficile perché lei è argentina, ma la conosciamo meglio insieme. Venite. Anabella. Ciao, sono abituata a dire Annabella. Invece Anabella. Allora, Anabella, benvenuta a Detto Fatto, Anabella. Grazie, sono super felice di essere qui, Bianca. Anche noi, vedo già questa tavola coloratissima. Allora, ovviamente ti abbiamo raggiunta con queste note in sottofondo del tango argentino perché tu sei esattamente di? Buenos Aires. Ah, che la città del tango. E ti sei trasferita da Buenos Aires a Roma? Per amore, è mio marito Andrea, ormai siamo insieme da tantissimi anni, ho un figlio Tommy che ha 16 anni e Giulia che ha 10. Wow! E la nostra mascottina Lola, eccola là. Che meraviglia, che bellissima famiglia. So che tra l'altro tu, oltre ad avere questa splendida famiglia, ad essere mamma a tempo pieno, hai tantissime passioni, tantissimi hobby, sei laureata in economia, hai lavorato nella comunicazione di grandi brand, poi hai deciso di darti al fai da te, insomma, e poi sei arrivata all'home decor. Tra l'altro so che tu proprio per l'home decor ami molto il riciclare, insomma, le cose. Il mio motto è dare sempre nuova vita. Oh, e questo ci piace moltissimo perché questo è anche il nostro obiettivo. Insomma, nella nostra trasmissione, che cosa realizzeremo oggi? Allora, anno nuovo, agenda nuova, quindi a me mi piace tantissimo personalizzare le agende che sono un po' anonime, sì, anche all'interno, molto bianche, un po' triste, anche perché l'agenda è un strumento per organizzarci, no? Quindi dare a ogni mese un colore, fare anche una mood board ispirazionale, perché all'inizio dell'anno abbiamo tanti nuovi propositi belli e dopo va via l'anno e ce li perdiamo. Scusa, e quindi, fammi capire, quindi tu creerai un'agenda motivazionale? Sì, con una mood board, con la parola che ci motiverà durante tutto l'anno. Mi piace questa cosa. Allora iniziamo, subito. Con, vediamo subito che cosa ci occorre per realizzare questa agenda personalizzata. Guardate, allora procuratevi ovviamente un'agenda, dei fogli bianchi A4, dei nastri washi tape colorati, ora vi spieghiamo cosa sono, e poi delle forbici. Allora iniziamo subito con lo spiegare cosa sono questi nastri washi tape. Allora, vogliamo fare un'anticipazione? Sì, dai Bianca. I washi tape sono nastri giapponesi, sono di carta del riso. Questo nome è un po' strano, washi, è perché wa sta a Giappone e ci a carta. Okay. Quindi questa carta giapponese, che è adattissima per i bambini perché è completamente attossica, si può utilizzare su tutto. Noi adesso iniziamo con l'agenda. Io ho già fatto la 2D di Bianca. Oh, che carina, grazie. Per iniziare. E adesso vado a fare velocemente, perché questi washi sono stupendi perché si tagliano anche con la mano. Sì. La mano. La A di Anna, così abbiamo tutte e due le nostre iniziali. Andiamo a lavorare, è molto semplice, si tagliano con le mani, non ha bisogno delle forbici e non c'è bisogno di avere molta manualità. In un secondo l'abbiamo fatta. E questi washi tape, che si possono utilizzare anche sul vetro, sul muro, sono ideali per le stanze dei bambini, vengono anche con disegni bellissimi, quindi basta pochissimo. Dove li troviamo questi washi tape? Ci sono tantissimi shop online o negozi di craft o negozi giapponesi, a Milano c'è uno bellissimo, e quindi però online si trovano. O anche in tutte le cartolerie. Tanto ormai siamo diventati esperti dell'online, purtroppo in questi purtroppo, due anni sì, abbiamo siamo tutti imparato anche questo. Quindi guardate in pochi secondi come possiamo fare la copertina, ma anche se a noi ci piacciono per esempio i gatti, noi abbiamo questo washi tape che è bellissimo perché ha tantissimi disegni e quindi noi possiamo selezionare se piace viaggiare, Parigi, il gatto, e fare tantissime composizioni nell'agenda. E quindi in pochi minuti. A seconda delle nostre passioni, nel nostro gusto. Allora, una cosa, Bianca, io consiglio sempre a chi non sa molto, no? Non è tanto pratico, di prendere un cartoncino bianco e andare a scegliere il washi tape che più gli piace, un disegno, e dopo giocare con i colori, sia tinta unita sia ipoa, così siamo sicuri prima di iniziare che abbiamo già una idea e anche un esercizio creativo. Esatto, questo per capire l'abbinamento giusto tra colori, eccetera. Possiamo ovviamente personalizzare un po' tutto, non solo l'agenda, credo anche il diario per la scuola, è vero? Sì, infatti ho portato un po' di quaderni.
anche quaderni piccoli, esatto. Anche per i bambini ci sono disegni bellissimi, e anche una linea un po' Morris, un po' chi le piace una cosa un po' più seria, no? Quindi le possibilità sono infinite. Adesso noi continuiamo con le agende. Abbiamo detto che di un'agenda molto semplice, guarda come cambia la copertina solo con il washi tape. Wow, meravigliosa, bella, mi piace molto. Però non è finita qui, perché noi poi riorganizzeremo anche l'interno. Ma prima voglio sentire la nostra cricca, Carla. Sì, volevo intanto, Annabella, benvenuta tra noi. E volevo chiederti una cosa: se noi non volessimo toccare la copertina, perché magari è un oggetto che ci hanno regalato, e volessimo invece creare un copricopertina, come potremmo fare? Allora, ho pensato anche questo, è semplicissimo. Per esempio, ho un'idea qua, se abbiamo una copertina anche un po' pregiata che vogliamo proteggere, prendiamo un semplice foglio bianco e iniziamo a lavorare con i washi tape. Io lo faccio in diagonale, ma si può fare anche in verticale, orizzontale, è molto semplice. Prendo tre washi tape a caso. Non preoccupatevi che questo che rimane, che dopo taglio con la forbice, si riutilizza. Per esempio faccio dei cartoncini, certo. Quindi non si spreca niente. E noi andiamo a fare uno dopo un altro con i colori. Io ho portato il lavoro un po' avanti, così vedete la scelta di colori, che bello. Sempre con questi washi tape potete veramente sbizzarrirvi con la fantasia, la creatività. La creatività. Qua abbiamo il lavoro finito e dopo vedete è molto 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 semplice, perché basta come foderare un quaderno e dopo all'interno le attacchiamo con i washi e l'effetto veramente è bellissimo, e soprattutto in questo momento che abbiamo tanto bisogno di colore, no? Quindi vedere la nostra agenda tutto colorata è molto bello, e dopo è veramente un lavoro creativo molto, è vero, bello. Anche da fare con i nostri figli. Allora sì. Annabella, andiamo all'interno della nostra agenda, riorganizziamola meglio, in modo più comodo. Che cosa possiamo fare? Allora andiamo a vedere la nostra mood board, come abbiamo parlato, la nostra frase o la nostra parola ispirazionale, questa e brilla, e io ho cercato di fare tutto con i washi tape. Tutto è fatto con i washi tape, e quindi è un momento creativo, è un momento anche per preparare l'anno. Dopo ho pensato a dividere l'agenda mese per mese, che sempre ce li perdiamo, e quindi ho segnato il bordo della pagina con un nastrino colorato. Qui ho scelto, indicare l'inizio di un mese nuovo, giusto? Sì, okay. E qui ho scelto tutti i mesi, ogni mese ha un colore. Adesso invece l'agenda tutta bianca, anonima, diventa tutta colorata. Adesso ve lo faccio vedere velocemente. Ci mettiamo un attimo, prendiamo un washi tape di bordo a bordo. Mettiamo che è l'inizio di gennaio, va? Va. Al primo gennaio. E il colore ora, primo gennaio. Oro. Così, per indicare l'inizio del mese. Giriamo la pagina e dopo basta piegare il nastro adesivo washi tape e facciamo questo bordino che esce nella pagina, quindi ogni mese viene segnalizzato. Viene segnalato. Allora, John, Rossella, volevate chiedere qualcosa alla nostra nuova tutor? Sì, io volevo farle prima tutto i complimenti perché è bravissima. Allora, lei è molto brava e attenta. Io sono un po' più pasticciona, quindi se dovessi metterlo sulla carta storto, si può levare, si può rimettere o si rompe tutto? No, guarda, bravissima. I washi tape, la sua caratteristica è che si può rimuovere senza problema, ma dopo basta, se non vogliamo fare una cosa lunga, tagliare un pezzettino, lo mettiamo al bordo della pagina, lo rigiriamo su se stesso e ci fa una sola petta che ci fa vedere anche lì in quel modo il mese, e possiamo andare a vedere. Okay. Ancora più semplice, molto più semplice. John, che vuoi chiedere ad Annabella? No, voglio prima di tutto dire una cosa, che è tutto il giorno che Rossella fa complimenti, ha detto che è brava, ma dillo che è pure bella di nome e di fatto, l'Annabella. Perché a Mattia Poggi i complimenti li fai, furbacchiona. Vabbè, io te li faccio io, Annabella. Grazie, sei grazie. Stupenda. Questo nome della mia mamma che mi ha dato. Comunque, volevo dire che io vedo tutte le mie amiche che alla fine dell'anno hanno questa agenda piena che diventa un formaggione gonfio che non ci sta da nessuna parte, perché mettono dentro gli appunti, gli scontrini, i fogli volanti. Come si può fare per evitare che lieviti l'agenda? Ho un'idea per te, per mettere più che altro tenerle tutti a posto. Allora, prendendo semplicemente due fogli dell'agenda e attaccandoli con i washi tape, noi possiamo creare questa specie di
solapina di borsa dove tasca dove possiamo infilare tutti gli scontrini, il ticket, le fatture, tutto quello che abbiamo, e fare anche una più piccola per le cose che abbiamo bisogno, no? Sempre siamo di fretta, quindi quando ti serve qualcosa e non la trovi, questa è una soluzione. Insomma, un mondo in un'agenda, avete capito? Però tutta bella, organizzata e anche carina, esteticamente molto molto carina, mi sembra giusto. Abbiamo qualcos'altro da far vedere oppure abbiamo finito il nostro tempo? Abbiamo ancora qualcosa da far vedere? Vediamo Annabella. Allora, vi volevo fare vedere questa copertina che è anche molto semplice, vogliamo fare una cosa veloce con una illustrazione. Allora, noi prendiamo la nostra copertina dell'agenda, scelgo questa, e prendiamo una illustrazione che ci piace, anche che abbia una frase che ci ispira. Noi nella nostra community abbiamo cercato una frase per questo anno, e quindi basta il bordo coprirlo con i washi tape, sempre dico, con uno un po' semplice e dopo andare con un altro washi tape un po' di un colore più forte, più strong, a contrasto, che riprende un po' il colore dei fiorellini. Allora, da oggi tutti a comprare i washi tape, ho capito? Io già li voglio tutti questi, che sono bellissimi, colorati. Sono proprio belli. Poi appena li vede mia figlia, questi qua tutti rosa, così impazzisce. Grazie, grazie Annabella. È stato un piacere. È stato un bellissimo esordio. Un po' nervosa, ma dai. Ti aspettiamo, segui i nostri social, perché poi tutte le persone a casa ci scrivono, anzi ci hanno scritto per te già. Scusami, Giampaolo, dimmi tu tutto. No, in realtà al momento piovono complimenti. Oltre che alla tua bravura, Annabella, anche alla tua bellezza, come giustamente Jonathan ha rimarcato. Il nostro pubblico apprezza bravura e bellezza, e quindi grazie. Condivido la gioia del pubblico. E questo a casa è un bellissimo, come dire, augurio e incoraggiamento per i prossimi tutorial. Grazie Annabella, okay, alla prossima. Grazie, felice intanto.